Come era abbastanza facile prevedere, dopo gli ottimi risultati della prima prova a Bucine di Arezzo scorso 29 gennaio, il gruppo podistico Parco Alpi Apuane del presidentissimo Graziano Poli si è laureato campione regionale di cross a squadre per la quinta volta consecutiva, concedendo ai numerosi tifosi accorsi ad Empoli la storica manita. Netto il dominio della società garfagnina che con appena 18 punti nelle due prove ha distaccato di ben 53 punti la Virtus Lucca e di 86 il Policiano Arezzo. Ben 4 atleti biancoverdi nelle prime 6 posizioni, con Alessio Terrasi secondo assoluto e campione toscano a soli 25 secondi dal fortissimo vincitore Simon Kipgendik, seguito poi da Giorgio Scialabba, compagno di squadra terzo. Quinta posizione per i biancoverdi con Alessandro Brancato, seguito dal solito Gilali Jamali. Ottime anche le prove di Alessandro Patrucco, Marco Bonacchi, Danilo Ruggero, Roberto Gianni, Marco Barbi e Marco De Neve. Ennesima vittoria, rimanendo in casa bianco-verde anche per il keniano Paul Tingyok, che domina la prima edizione della White Marble Marathon a Carrara, imponendosi sulla distanza in 1:05:12. Ottime anche le prove degli altri atleti bianco-verdi in gara. Ed infine ad Almaty, esordio stagionale per Gianfranco Caruso, che ottiene il quinto posto assoluto sui 5 km della corsa d'inverno organizzata dall'Almaty Marathon. L'atleta bianco-verde festeggia così 2 anni nella ex capitale kazakha, completando il percorso prevalentemente in salita in 19:31.